Ci sono le riaperture, siete contenti? Sì, sì, siamo molto contenti. Un po' di respiro. Nell'Italia concentrata sulla ripartenza ce n'è un'altra, spesso ignorata, che coinvolge sempre più cittadini alle prese con la crisi e la povertà crescente. Mondi che si sfiorano, in cui il divario sociale aumenta. Abbiamo le sportine con un pezzo di pane, sì, un frutto, una bottiglietta d'acqua e delle posate impacchettate. Diamo un primo e un secondo, così a tutti quelli che vengono a chiedere. E qui finiamo tutti i pasti, tutti i giorni. Quanto avete intenzione di spendere? Quello che possiamo. No, questo weekend un po' di più forse, perché andremo al mare anche. Sui 50 euro per prendere da bere e i bar per i cena, così. Mi è scaduto il contratto, ma non ho lasciato a casa adesso. Vedo molte persone più svilite, più demotivate in seguito a questo periodo. Abbiamo un centinaio di persone che si vengono qua, circa un 20%, 20-25% italiani. L'altro 75-80% è di varie cittadinanze, varie nazionalità. Più che altro lo vedi nello sguardo, arrivano qua che sono già stanchi, sono proprio non ce la fanno più e un pasto anche solo decente di sicuro ti può risollevare, però a una certa non ce la fai più. Sì, sono varie persone, chi ha perso il lavoro, chi invece magari ha il lavoro ma non riesce ad arrivare a fine mese. Ma si sentiva la mancanza della vita normale? Sì, si sente. È da un anno che non abbiamo più vita. Ma è difficile trovare posti liberi questo weekend, tipo nei ristoranti? In realtà sì.